Buongiorno cuccioline e cucciolini, come va? Qua il caldo è sempre torrido, ma si sopporta e si va avanti. Ma sentite queste vocine che arrivano. Da dove arrivano queste vocine? Guardate un po'. Qui abbiamo Vanessa, Anastasia e facciamocelo dire da loro. Chi c'è con loro in piscina oggi? Buongiorno! Buongiorno, ma chi c'è oggi con noi in piscina? La Marti, ciao Marti! Ben arrivata, bentornata, come state? Tutto bene? Tu come stai Marti? Stai bene? Ti piace stare qua in piscina con noi? Ma tra pochi minuti non ti piacerà più! Ciao! Ah, ciao, ci sei anche tu? Scusa, mi sembravi una sirena, e invece sei Anastasia. Ma è Anastasia? Ah, sei Vanessa? Oddio! Mamma mia, giuro ti ho confuso per Anastasia! Povera me, a me il sole fa brutti scherzi, il caldo anche. Comunque stavo dicendo che tra pochissimi minuti non vi piacerà più stare qui con me, perché ho deciso che oggi... Anastasia? Ho deciso che oggi... Ciao, Vanessa. Ah no, Anastasia. Faremo il gioco della bottiglia, ma non con una bottiglia normalissima, ma bensì con una bottiglia super gigante. Quindi siete pronte a fare obbligo o verità? Ho paura. Bravissima! Che è successo, bimbe? Abbiamo trovato una lucertolina piccolina dentro l'acqua che galleggiava e la state salvando? Sì. Togli manina, me la fai vedere, amore, ma è viva? Non lo so. Però penso di no. No. È ferma ferma. Stai cercando. Secondo me devi mettere la pancia in su e fargli il massaggio cardiaco. Proviamo? Yeah. Piano piano. No, ma è morta, bambina. No. No. Sì. Secondo me no. Sì. È secca. Cioè, ma non è secca. No, secca no, ma è lì immobile. Secca nel senso che è andata. Vediamo un po'. Non si capisce. Se vi... Mettiamola all'ombra, dai. Dammela. Magari sta dormendo, ragazze. Magari sta semplicemente dormendo. Ma galleggiava dentro l'acqua, panci con le zampe all'insù. Sì, era proprio così. Ah. Ah. No, è morta, io ve lo dico già. Allora, se era così, è morta. Stava no, galleggiando. Sì. No, poverina. Lo so, amore, però è morta. Chissà, è annegata. È caduta lì ed è annegata. Ora avete finito di rianimare la lucertola? Anche se non ha funzionato, sì. Non ha funzionato perché... Gli abbiamo fatto il funerale! Gli avete fatto il funerale, sì. Ma che carine! Dai, va bene. Allora, come stavo dicendo, oggi faremo obbligo. Verità. Chi è che li ha lavata? Completamente. No. Anastasia? Oggi faremo obbligo verità con la bottiglia gigante! Eccola qua! Dai Anastasia, non è un gonfiabile, non ti ci lanciare sopra perché abbiamo solo questa. Quindi adesso il gioco consiste in questo. Qua ci sono Anastasia è esclusa dal gioco, eliminata subito. Quindi Martina e Vanessa. Qua ci sono 10 bigliettini dove ci sono sia degli obblighi che del... No, che le mani bagnate. Sia degli obblighi che delle verità. Quindi a chi toccherà pescare, pescherà e farà qualcosa o dirà qualcos'altro. Io devo girare. No, giro io. Mamma. Anastasia? Anastasia? Cosa vuoi? Appaia io. Mettetevi in cerchio. Io giro la super bottiglia gigante. Pronti? Via! Anastasia! Anastasia è la prima a pescare. Brava. Leggi. Cos'è? Dai un bacio sulla fronte a... A chi vuoi tu? Dai un bacio sulla fronte? A chi vuoi tu? A chi? Alla fronte, che tu sei pazza! Basta, era uno solo! No, prego Martina. Oddio. Prende il primo ballo di TikTok, nei per te.
riprendere il telefono e guardare nella tua homepage Nei per te e devi fare il primo ballo di TikTok che trovi. Vanessa, ho preso il tuo perché Martina non ha il telefono e quindi tu metterai la tua pagina di TikTok e Martina farà il primo ballo Nei per te. Questo. Martina! Vai via! Pronta? No. Va Martina! Vai, devi vuoi farlo! Che me lo faccio io? No, devi fare Martina! Mi copia! Mi copia a me! Va bene, dai, faglielo tu davanti e lei ti copia! Ami, non è così! Fallo da me, guarda! Cioè, la prima bambina non social l'abbiamo trovata noi. Va bene così Martina. Pronti? Via! Dai, pronti. Vanessina! Pronta? No. Voglio prendere con le sponde. Non farli cadere, Vanessa. Dell'acqua. Balla senza musica per un minuto. E vai! Aspetta che metto il timer, un secondo. Via! Vai Vane! Sono passati soltanto 19 secondi. Veloce, non ti puoi fermare, balla, balla come vuoi, ma balla, brava Anastasia, vai, non è il tuo momento, esatto, ancora Vanessa, mancano 15 secondi, dai Vane, 10 secondi Vanessa, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bravissima! Bravissima! Adesso ti becchi una bella bottigliata. Intanto Martina litiga con le api. Ma poverine queste apine, ma facciamole rinfrescare. Dai, spostati Martina, spostati, spostati! E Martina! Per ora sono usciti solo obblighi, eh? Sì, racconta la tua ultima bugia. Verità! Martina, non dirmi che non racconti bugie. Sei la unica bambina social e che non racconta le bugie. L'abbiamo trovata noi, ragazzi. Vai, prova a dire una bugia. Prova a dirne una adesso di bugia. Vanessa ti è simpatica. Una bugia. Bene, non hai bugie da raccontare? Non racconti bugie? No, in questo momento non me ne vengo in mente. Dai, una sola, piccolina. A scuola magari? A scuola. I genitori? A tuo fratello. Gli hai dovuto raccontare una bugia per venire qua? Sì, a mio fratello. Brava, vedi? Te lo dico, dopo giochiamo, dopo giochiamo nel tavolo. E non giochi mai. Brava Martina. Io ho paura. Bottiglia. Bottiglia. Stavo bevendo le acque. Allora, bene. Ubriachi, questo è champagne. Spostati, spostati, spostati. Vai di là. Pronti? Anastasia! Allora, leggo io. Hai mai baciato un ragazzo sulle labbra? Guarda, speravo proprio che uscisse a te questa qua. Hai mai baciato un ragazzo sulle labbra, Anastasia? Guarda me, tesoro. Io sì. Dai, all'asilo. Devi dirlo con te. Ok, sì. Sì? All'asilo, forse due. Forse due? Cosa hai detto? Forse quattro. Anastasia finisce in un convento di suore. Adesso chiamo Suor Claretta e ti faccio... Io all'asilo. Come si chiama? Ma adesso non tocca a lei parlare. Come si chiamano i tuoi invece? Eh?
Non ricordo. Sì, però si ricorda che sono quattro. Datemi questa bottiglia, va, che gliela spacco in testa dalla strada. Vieni qua. Vieni qua. Te la faccio passare io la volta. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non scappare. Vai, vieni, Ani, che devo girare. Gira, gira la bottiglia. Vanessina, pronta? No. Mamma, li bagnate tutti. La persona alla tua destra ti deve dare 5 pizzicotti. No, ci sono io. Io. È vero, però, perché noi siamo così in angolo. Io sono qua. Alla tua destra c'è Anastasia. È Anastasia, è giusto, voi siete in cerchio. Devi dare 5 pizzicotti. No. Non devi per forza farne troppo male. Tre. E quattro, l'ultimo. Sono cinque. Dopo andiamo a raccontare a papà dei quattro ragazzi a cui hai dato il bacio. Non mi ricordo più. Allora, chi toccherà svelare le proprie paure più nascoste? E Martina! No, io non ci sono. Prego, Martina. Racconta l'esperienza più imbarazzante capitata. Quella che ti ha fatto più vergognare in assoluto. Ah. Essere qua oggi con noi a fare il video. In pratica, stavo girando nascondino con mia cugina. C'era la luce accesa del bagno, sono andata in bagno e c'era solo uno che faceva la cacca. Ti volevi nascondere in bagno? Ops! Va bene, quindi oltre ad essere la più imbarazzante, è stata anche la più puzzolente, direi. Dov'è la bottiglia? A Milano! È qua! A Milano! E gira, gira la bottiglia! E... Guarda, Anastasia mi è bastata già con la sua risposta dei fidanzati. Sono uno. Sì, amore, va. Hai fatto pipì in piscina, sì. Esci immediatamente. Allora, praticamente avevamo questa piscinetta piccola e io mio fratello e Anastasia eravamo in piscina, forse anche tu. Può darsi. E a un certo punto mamma mi scappa la pipì, l'ho fatta. Come? Non ti ricordi? Sono passati tanti anni. Me l'abbiamo svuotata. Eri piccolina, vero? Io ho 6 anni, una cosa del genere. Va bene, viva la sincerità. Tieni. È gialla l'acqua. Sì, era gialla e tu eri piccolissima e hai fatto il bagno nella pipì. E da lì il tuo cervello bacato. Io ho imparato a nuotare quando una bambina ha fatto il cacca in piscina. Mamma mia. Cosa sta uscendo fuori? Quando una bambina. Spostati. Pronti, via. Anastasia, dai, ne mancano due, quindi ragazzi ascoltatemi bene, questo è l'ultimo bigliettino. E il prossimo? E basta, il prossimo è mio. No. No, scherzo. No, il prossimo fa proprio male. Allora, adesso io. Qual è il segreto che non hai mai detto? Ecco, è giunto il momento di dirlo qua, davanti a tutti i nostri follower. Bigliettino è andato. Ma hai un segreto che non ha mai dato nessuno. Sarà la compagna. Cosa? Come vado via? Io devo sentire. Ma no, lo devi dire a tutti. Ma come a noi no? Ma non è giusto, Anastasia, ti espello dal gioco. Ma voi voglio sapere anch'io, non è giusto? E allora dai, dillo a loro, l'importante è che lo dici a qualcuno, diglielo. Dai, va bene, Anastasia, sto lontana.
Ok. Beh, Anastasia ha detto l'ultimo segreto. No, io. L'ultimo? L'ultimo? Allora, vediamo, l'ultimo lo fa chi dice supercalifragilisticexpialidoso? Il meglio per supercalifragile è molto spiritoso. Tieni, dai, fallo tu. Cavoli, tutti felici di fare queste cose? E allora? Silenzio. Chiudi gli occhi e indovina il viso. Oh, mamma. Cosa ti aspettavi? Allora, Anastasia o Martina, Vanessa chiude gli occhi, una di voi due si avvicina e lei deve indovinare a chi appartiene il viso. Vado? No. Cioè, sì. Cos'è? Perché hai preso sberla Martina? Va bene. Adesso il gioco si conclude qua con Anastasia chiusa in un convento di suore, perché direi che va educata, va super educata. Uno ce l'ha, uno ce l'ha, uno. Vanessa esce immediatamente dalla piscina perché ci fa la pipì dentro. E Martina può restare. Martina può restare a litigare con le api. Martina no! Martina ha visto uno che faceva la cacca. Vabbè, ma l'ha visto, mica l'ha fatta lei, poverina. Quindi, cuccioline e cucciolini, salutiamo i nostri amici. Ciao! Ti metti al canale, ti metti la campanella. Lasciatemi like a questo video.